Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio continuare a parlarvi di un prodotto per capelli che ho potuto testare in questi giorni, sempre dell'azienda di Mulac, che è un'azienda che io adoro già per il make-up, che si è buttata a capofitto su una serie di prodotti, dal balsamo allo shampoo all'olio per capelli, di cui ho già parlato in uno dei miei video. Passiamo adesso a una chicca speciale per chi vuole essere sempre profumato. Stiamo parlando del Mist Berry o Venza Spray ristrutturante per i capelli di Mulac. La sua scatola esterna è questa, come potete vedere, ovviamente il colore classico di Mulac. All'esterno c'è scritto la composizione e come si può applicare sul capello questo meraviglioso spray. Questo invece, ragazze, è il packaging di questo meraviglioso essenza spray da mettere appunto sui capelli. È fatto esattamente come una botticina di profumo, è una mega versione perché è il 100 ml ed è l'unico sul commercio. Si apre così e, come potete vedere, ha lo spray, lo spruzzino, tra virgolette, l'erogatore, come esattamente i nostri profumi. Come si applica? Molto molto semplice, si parte dalle radici per poi tranquillamente spruzzarlo su tutto il resto della chioma per avere questa meravigliosa nuvola di profumo ovviamente su tutta la nostra capigliatura. Le mie prime impressioni sono state subito positive, anche perché avevo già provato l'olio di Mulac e mi ero trovata veramente molto bene, non ungeva, il profumo rimaneva un sacco di tempo sui capelli, ma non vi anticipo niente perché ovviamente è un altro video e se siete curiosi lo andrete a trovare sul mio canale Wilberry 10 di Mulac. Il colore è sempre sul viola e subito dalle prime applicazioni mi sono veramente trovata benissimo. Guardate che spettacolo, è veramente un colore che attira un sacco l'occhio, fa un sacco la sua parte il packaging, però effettivamente quello che contiene è veramente una cosa meravigliosa. Vi elenco un po' gli ingredienti principali di questo spray, perché ovviamente il protagonista è sempre il mirtillo di questa linea, infatti Wilberry, Mist Berry, è sempre lui il protagonista. Quindi troviamo olio di mirtillo, che ha una funzione riparatrice per il capello, microcheratina vegetale, di riso e di canapa, ristruttura il capello, estratto di noce verde, che è un antiossidante, e poi ha una serie di proteine idrolizzate fortificanti proprio per il fusto del capello. Ora vi racconto un po' come mi sono trovata io. Effettivamente il profumo, come vi dicevo prima, è la caratteristica essenziale di questo spray, perché ricordiamoci, rimane sempre un'essenza profumata per capelli. La cosa molto piacevole è che effettivamente gli ingredienti che ha all'interno mantengono quello che promettono. Innanzitutto il profumo sul capello vi rimane veramente oltre una giornata. L'applicazione è la seguente: mi lavo i capelli, me li asciugo, metto il mio olio, dopodiché a capello asciutto vaporizzo su tutta la chioma questo spray essenza. Il profumo ovviamente rimane un sacco sul capello e di questo sono tanto contenta, perché molti prodotti profumi, soprattutto per capelli, la profumazione evapora nel giro di qualche ora. Invece a me piace ovviamente sentire il profumo anche nella giornata. È ovvio che essendo così pratico lo si può spruzzare anche dopo un tot di ore, però sapete, se voi acquistate un prodotto è meglio che faccia una performance micidiale. Quindi sulla sua persistenza potete andare tranquille. Per quanto riguarda i capelli, ovviamente io l'ho provato un tot di giorni, ma devo dire davvero che dalla prima applicazione ho trovato il capello veramente più liscio al tatto. È ovvio che un capello può essere trattato, può essere rovinato, e quindi non ci sono miracoli o prodotti miracolosi. Però se voi state cercando un prodotto comunque sul sicuro, sul tranquillo, sul neutro, che vi dia una profumazione sul capello che permane, perché questa è la sua caratteristica stupenda, questo è veramente ottimo. Quindi io vi devo dire la verità, mi sono trovata veramente molto molto bene, non unge il capello e al contrario non lo secca neanche. È uno dei migliori prodotti che ho potuto constatare in commercio per quanto riguarda profumazioni per capelli e fortunatamente è un prodotto che mantiene le sue promesse, quindi non rovina il capello, il profumo rimane tantissimo sul fusto, non li secca, quindi non li rovina, che è una cosa essenziale per i nostri capelli in questi giorni e sicuramente per quanto riguarda i capelli trattati. Io sono super contenta di averlo acquistato, super promosso, lo consiglio a tutte le persone che amano l'essenza di gelsomino, l'essenza di vaniglia, l'essenza di ambra bianca. Queste sono profumazioni molto molto femminili e molto molto sensuali. Trovate ovviamente sul sito ufficiale di Mulac e lo trovate anche sul sito di Pinalli. Io l'ho acquistato perché su Mulac era andato a ruba.
Quindi ragazze, non vi rimane che provare questa essenza per capelli. Diffidate dai profumi per capelli perché contengono un sacco di alcol e quindi vi recano dei danni di secchezza assoluta al capello. Però provate questa super super chicca di Mulac, perché almeno sui miei capelli, che sono super sottili, super delicati, non ha dato nessun effetto collaterale. Di questo sono super contenta e quindi sono assolutamente convinta di approvare e consigliarvi questo prodotto, soprattutto per chi vuole avere una chioma super super profumata per lungo tempo, non rovinata e non secca. Ragazze belle, anche per oggi il video è terminato. Lasciatemi nei commenti qui sotto ovviamente che cosa ne pensate, se l'avete provato, se vi siete trovate bene o anche male. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like, iscrivetevi ovviamente al mio canale Let's Talk About per essere sempre aggiornate sulle ultime tendenze in beauty. Ci vediamo al prossimo video, Let's Talk About!